Sono un fisico e professore di divulgazione della scienza e mi occupo da 35 anni professionalmente di questioni legate alla conversione energetica ed in generale alle tecnologie per la sostenibilità ambientale. Ringrazio l'onorevole Labate di avermi voluto qui come moderatore di questo incontro e l'autore del libro che poi farò un piccolo inciso, Marco Letizzi, che ha scritto questo libro che è un tomo particolarmente ponderoso, dicevamo scherzando che non è da leggere sotto l'ombrellone o prima di addormentarsi per conciliare il sonno, è un libro, come mi suggerivano, che si legge tenendo i gomiti sul tavolo, essendo ben concentrati sulla lettura, ma è una lettura benefica, è una lettura importante per gli obiettivi che ci stiamo prefiggendo. Un minuto di introduzione dell'argomento, il greenwashing. A che serve il greenwashing? È una questione eminentemente economica, ma di economia nell'accezione più ampia del termine. Economia, come sapete, è un vocabolo composito di radice greca che viene da oikos, casa, e nomos, regola. È la regola che disciplina il buon comportamento dentro casa. E ovviamente si allude alla casa comune, al pianeta in cui tutti quanti viviamo. L'economia circolare, la sostenibilità ambientale, non è un'invenzione degli economisti, è un'invenzione della natura. La vita è nata sulla Terra circa 3 miliardi di anni fa e grazie ai principi della circolarità, dell'economia circolare, si è sostenuta ed è sopravvissuta a 5 grandi estinzioni di massa. In che cosa consiste? Ovviamente nel eliminare scarti, rifiuti, sprechi, che sono dei concetti alieni alla natura. Quello che noi riteniamo ingiustamente scarto o rifiuto in realtà è alimento, è vita per altre specie viventi. Di non contaminare l'ambiente, le specie viventi vivono in simbiosi con l'ambiente, non lo contaminano perché quello è il loro mondo, in un ambiente contaminato non sarebbero sopravvissute. Ed utilizzare fonti rinnovabili, nella maggior parte dei casi è la luce del sole, è l'energia solare, quella che sostiene la vita sulla Terra, in altri casi è la geotermia, altra fonte che noi dovremmo sfruttare. Ecco, questo come introduzione a che cos'è l'economia circolare e che cos'è allora il greenwashing? Beh, è quel modo fraudolento e surrettizio di mantenere lo stato attuale anziché attuare realmente la conversione ad un'economia più sostenibile. L'economia tradizionale convenzionale è l'economia lineare, quella che ci ha insegnato la rivoluzione industriale inglese, che depreda le risorse ambientali per ottenere dei prodotti che poi sono degradati a scarti, a rifiuti e vengono buttati in un buco nella terra che denominiamo discarica. Ecco, questo è il vecchio modello, è un modello che non ha funzionato, è un modello che in 2 secoli ha messo in ginocchio il pianeta. Bisogna quindi ritornare, rinaturalizzare l'economia, ritornare ai principi essenziali che hanno sostenuto la vita per tutti questi miliardi di anni, per tutte queste ere geologiche. E il greenwashing che cos'è quindi? È dare l'impressione, la parvenza, dicevo in maniera fraudolenta e surrettizia, che si stia andando verso l'economia sostenibile e circolare quando invece si mantengono i vecchi sistemi di produzione oppure altre tecnologie che sono differenti da quelle tradizionali ma ugualmente o diversamente impattanti. Perché è così importante? Perché in passato si riteneva il greenwashing alla stessa stregua di pubblicità ingannevole. Io ti vendo un prodotto che non è biologico e te lo spaccio per biologico, te lo faccio pagare di più ma non ti do una qualità superiore. È molto di più e molto peggio di questo. E il fatto che l'agenda europea prevede per il 2030, l'agenda 2030, degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Il greenwashing fa deflettere da quegli obiettivi, ci porta in vicoli ciechi da cui non possiamo più uscire, perché orienta le tecnologie non verso quelle realmente sostenibili e compatibili con l'ambiente, ma verso altre tecnologie e metodi di produzione che sostenibili non sono. È per questo motivo che sono particolarmente contento di essere qui in veste di moderatore. Ho fatto un'introduzione un po' ampia, ma serviva per introdurre appunto l'argomento. E adesso darò la parola, prima di tutto, all'onorevole
l'abate per, come padrona di casa, per introdurre la discussione sul libro. Grazie. Allora, io prima di tutto vi do il benvenuto a tutti gli ospiti, autorità, e veramente mi fa piacere avere qui accanto una serie di Anna Maria Sicleri dell'ISPRA, al professor, non mi faccia sbagliare il nome, sì, Perrini, all'autore, e anche da questa parte, insomma. Oggi parliamo di questo argomento, greenwashing, che sono quelle parole che solitamente vengono molto utilizzate, no? Sembrano quasi degli slogan, ma alla fine vogliamo capire che cos'è, oppure che cosa stiamo facendo per portare veramente avanti questa dinamica. L'Europa ci ha già detto quello che dobbiamo fare, quindi ha mostrato la strada. Dobbiamo dire che qui all'inizio della legislatura io ho presentato un paio di proposte di legge sul greenwashing, volevo fare una commissione d'inchiesta, l'ho fatto subito perché non veniva, devo dire, delle mie idee, anche se io in università mi occupo di questo, di economia circolare, ma veniva dalle imprese. E a volte uno può pensare, ma le imprese hanno paura magari che questo possa essere fatto perché sembra un controllo. Invece mi sembrerà strano che in tutti i miei incontri con vari stakeholder, quindi imprese di vario livello, tutti hanno chiesto qualcosa sul greenwashing, un controllo. Questo significa che quindi in Italia il sistema imprenditoriale si sta muovendo nella giusta direzione, il sistema sta innovando, sta cercando di avere prodotti sostenibili, sta variando quello che è il suo sistema di organizzazione, anche perché, diciamolo, l'Italia non è una scatola chiusa, noi siamo in un mercato internazionale, sanno che quella è la strada giusta per poter essere competitivi a livello internazionale, sanno che o si va avanti o si cambia o si migliora oppure restano lì, i loro prodotti non vengono venduti, quindi realmente stanno andando nella giusta direzione, ma ovviamente c'è, in come in tutti, diciamo, tutte le famiglie, i casi delle imprese invece che può dire delle cose che non sono veramente reali, e questo danneggia invece la vera economia circolare che dovremmo portare avanti. Per questo, diciamo, oggi abbiamo voluto presentare questo libro e poi, ripeto, siamo qui veramente per ascoltarti e per ascoltare anche gli altri illustri relatori su questo argomento. L'ISPRA è molto importante perché il lavoro che hanno fatto è importantissimo, quindi sentiremo veramente la mia amica Maria Sicleri, la direttrice, e perché si stanno muovendo tutti nella direzione giusta, anche perché ricordiamo la tassonomia europea, adesso abbiamo concluso, credo, l'iter, tutto quanto, abbiamo quello che riguarda la tassonomia europea sulla parte ambientale, ma dall'Europa verrà portata avanti anche quella sociale. E quindi il solito slogan che io amo e mi fa piacere che adesso in Parlamento sento, le tre sostenibilità, sociale, ambientale ed economica, è bello sentirlo, però non sono uno slogan. Io vorrei dire a alcuni colleghi, non dobbiamo ripeterlo nei nostri discorsi come slogan, sono delle cose reali, significa cambiare anche i metodi di calcolo, perché se vuoi degli indicatori dei tre diversi tipi, non dobbiamo parlare ancora di metodi di calcolo antichi, dobbiamo parlare di metodi nuovi, dobbiamo parlare di LCA, quindi valutazione del ciclo di vita, sia sociale che ambientale, dobbiamo approcciare altri indicatori, perché se prima non calcoliamo e non capiamo che cosa non va bene, non sappiamo nemmeno come migliorare i processi, come migliorare i prodotti, come migliorare le organizzazioni anche sui carbon footprint. Questi indicatori, la carbon footprint, l'ecological footprint, la water footprint, che cosa sono? Alla fine ne parliamo, possono essere utili anche per poter incentivare e tassare, sono le cose che deve fare un politico, incentivare e tassare, oppure investire. In quale imprese dobbiamo andare a investire? Quali sono le imprese green? Dobbiamo avere degli indicatori chiari. Questo è anche poi indicatore anche con le nuove norme che abbiamo ISO sull'economia circolare che sono venute fuori, che abbiamo una marea di indicatori lì che lì dovremmo anche un pochino armonizzare, perché veramente c'è un duro lavoro da fare, ma è un duro lavoro da fare se anche poniamo al primo posto questo problema, perché il greenwashing è un problema se vogliamo sviluppare in Italia un sistema che veramente funzioni e che anche all'estero, come dire, ci possono anche invidiare, perché noi siamo bravi in Italia, ma dobbiamo applicare le cose, dobbiamo farle. Grazie.
Grazie all'onorevole per essere stata nei tempi, poi cosa veramente singolare, addirittura 2 minutini in meno. Allora, qua ci siamo dati ovviamente una scaletta, perché abbiamo aspettato 10 minuti prima di iniziare e quindi dobbiamo contingentare gli interventi. Io seguirò qui, a parte il mio nome che è in coda, la lista che è presentata. Perché? Perché mi sembra interessante adesso proprio interpellare l'autore del libro, che ci può fornire degli spunti poi di discussione con gli altri ospiti. E quindi la parola a Marco Letizzi, autore di Greenwashing. Grazie Valerio, grazie. Ringrazio anzitutto il vicepresidente della Commissione parlamentare ambiente della Camera, l'onorevole Patti Labate, per aver voluto organizzare questo importante e necessario evento su un tema così grave e pervasivo come il greenwashing. Ringrazio le autorità civili e militari che sono intervenute in questo autorevole consesso. Il libro tenta di rispondere ad una serie di domande che credo molti cittadini, non solo gli addetti ai lavori, si sono posti, anche forse in considerazione del fatto che questo neologismo è entrato prepotentemente nel lessico comune. La prefazione del libro è stata scritta dal senatore Claudio Barbaro, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'introduzione dall'eurodeputata Mercedes Bresso, che è professoressa di economia dell'ambiente al Politecnico di Torino, e le conclusioni dall'amico caro Francesco Perrini, professore di economia all'Università Bocconi di Milano, nonché associate dean di SDA Bocconi e direttore del Sustainability Lab di Bocconi. Anzitutto, il greenwashing che cos'è? L'ha detto molto correttamente il presidente Labate e anche Valerio prima: è in estrema sintesi la comunicazione di informazioni ambientali ingannevoli, attraverso le quali le imprese vogliono presentare un prodotto o un servizio come ecosostenibile, ma che in realtà non lo è. In altri termini, tutte le imprese che incorrono in pratiche di greenwashing, quando vogliono sostanzialmente presentare dei beni, delle prestazioni di servizi che sostanzialmente mai avvenute in termini di prestazioni ambientali o solo parzialmente avvenute. Perché le imprese praticano il greenwashing? Quali sono i vantaggi? Beh, anzitutto praticano il greenwashing per abbattere i costi, per essere in linea con la normativa vigente, abbattere i costi e incrementare nel breve medio periodo i profitti. Praticano il greenwashing per rafforzare la propria posizione sul mercato e per incrementare la loro reputation aziendale. Quali sono gli effetti negativi del greenwashing? Gli effetti negativi del greenwashing possiamo sintetizzarli nel fatto che il greenwashing impedisce il raggiungimento degli obiettivi sostenibili indicati nell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, in qualche modo vanifica l'impegno della comunità internazionale di mitigare gli effetti del climate change, lede il principio costituzionalmente garantito di libera concorrenza e quindi rileva come ostacolo all'ordinato sviluppo del mercato ed è un rischio per il patrimonio, per appunto il capitale economico e reputazione delle imprese. Come possono mitigarsi i rischi del greenwashing? Innanzitutto le imprese dovrebbero essere compliant a tutta la serie di provvedimenti eurounitari, poi recepiti anche dal legislatore interno, emanati negli ultimi anni. Ne cito soltanto alcuni: la recentissima direttiva, la cosiddetta direttiva greenwashing, che è entrata in vigore solo lo scorso 26 marzo, che introduce una serie di una vera e propria blacklist, cioè di comportamenti vietati che le imprese devono evitare per evitare di incorrere in pratiche di greenwashing. Molto interessante che in questa direttiva, ripeto, recentissima, il legislatore europeo abbia voluto introdurre anche il concetto di social washing e non solo quello di greenwashing. Quindi un impatto negativo non solo sugli aspetti, diciamo, di sostenibilità green, ma anche sugli aspetti più social. Abbiamo avuto qualche esempio di recente, insomma. Questo è un primo provvedimento importante. Il secondo provvedimento, la Corporate Sustainability Reporting Directive, che io considero il turning point, considero un po' la rivoluzione copernicana in tema di sostenibilità
e quindi una direttiva che introduce proprio un impianto di rendicontazione non finanziaria societaria. Molto importante in questo senso il regolamento delegato della Commissione europea che è entrato in vigore il 1 gennaio 2024, che in qualche modo fornisce alle imprese una guideline operativa su come applicare gli standard introdotti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive nella redazione di questo bilancio di sostenibilità. Interessante perché questo bilancio di sostenibilità, che potremmo definire, il professor Perini sarà molto più puntuale di me nelle definizioni, ma potremmo considerare come una rendicontazione non finanziaria di sostenibilità, va inserita nella relazione sulla gestione delle imprese. Quindi di fatto viene di fatto concretamente realizzato uno dei capisaldi degli obiettivi principali che si prefiggeva la Corporate Sustainability Reporting Directive, quello di riavvicinare la rendicontazione finanziaria aziendale alla rendicontazione non finanziaria aziendale, perché proprio questa rendicontazione non finanziaria, entrando, quindi va a integrare il bilancio di esercizio come tradizionalmente inteso. Ci sono degli spunti molto interessanti, per esempio sulla possibile integrazione per esempio del reato di false comunicazioni sociali. Chiaramente parte della dottrina è un po' critica, perché per l'integrazione di false comunicazioni sociali in tema di rendicontazione non finanziaria di sostenibilità i contenuti devono essere materiali rilevanti per l'azienda e ci deve essere un impatto sugli aspetti economico-patrimoniali e finanziari. Ma a questo punto direi attenzione, perché la valutazione dell'azienda oggi non si fa solo più sugli aspetti tradizionali, ma bisogna anche andare a considerare tutti quegli aspetti, diciamo, non finanziari che vengono contenuti appunto nella rendicontazione non finanziaria di sostenibilità. Un altro provvedimento normativo e unitario di assoluto rilievo, che il Presidente Labate la ringrazio per questo, ha voluto ricordare, è il regolamento, cosiddetto regolamento tassonomia, che è entrato in vigore il 18 luglio 2020. Il regolamento tassonomia ci dice sostanzialmente quali sono i criteri tassonomici, appunto, che individuano le attività economiche sostenibili. Quindi quali sono le attività economiche aziendali che possono essere considerate sostenibili. E poi abbiamo il regolamento Sustainable Financial Disclosure Regulation, che è quel regolamento che sostanzialmente fornisce tutta una serie di requisiti sulla base dei quali un prodotto finanziario può considerarsi effettivamente sostenibile. Ora, abbiamo detto quindi che le imprese devono essere compliant a tutta questa serie di provvedimenti per poter mitigare i rischi di incorrere in pratiche di greenwashing. Molto bene. Qual è l'altro elemento che concorre positivamente alla mitigazione dei rischi di greenwashing? Beh, sicuramente un legal framework robusto, l'abbiamo ricordato poc'anzi, ma anche un sistema di accertamento e sanzionatorio altrettanto efficace. In Italia la situazione è la seguente: abbiamo due organismi deputati all'accertamento che sono l'autorità garante della concorrenza e del mercato, comunemente conosciuta come antitrust da una parte, e gli studi di autodisciplina pubblicità dall'altra. L'antitrust si muove nel perimetro normativo dettato dal codice del consumo, l'istituto di autodisciplina pubblicitaria si muove nel primo normativo determinato dal codice del consumo e dal regolamento di autodisciplina pubblicitaria. Recentemente l'antitrust negli ultimi anni, devo dire, ha comminato delle sanzioni pecuniarie importanti nei confronti di numerose società per greenwashing. Ricordo che le sanzioni per imprese che incorrono in casi di greenwashing va dai 5.000 euro ai 10 milioni di euro. Questo dipende dal fatturato del trasgressore, dagli elementi che possono essere assimilati alla recidiva. Se il trasgressore è stato già sanzionato in altri paesi europei per la medesima fattispecie, e tutta una serie di altri elementi, come ad esempio, se ad esempio sì, sono
2 minuti? Perfetto, 2 minuti, quindi con 2 minuti io vorrei chiudere questo mio intervento nel appunto evidenziare quanto importante sia il greenwashing anche con riferimento a tutta una serie di fattispecie penalmente rilevanti che il greenwashing si porta con sé, quali ad esempio i crimini ambientali, quali ad esempio le frodi in danno del bilancio dell'Unione Europea e del bilancio nazionale. Si pensi a un'impresa che partecipa a un bando sulla base di crediti che gli derivano dall'essersi promossa come un'impresa green, fortemente ecosostenibile, fortemente sociosostenibile, ma in effetti fa greenwashing. Ma diciamo, i fondi, diciamo, magari unionali che ha ricevuto, sono fondi che si basano su presupposti falsi. Questo è uno degli esempi che può essere sicuramente sviluppato, approfondito, però. E poi ci sono una serie di altri, diciamo, di fattispecie penalmente rilevanti, che sono poi tra l'altro reati presupposto per l'applicazione del decreto legislativo 231 del 2001. Quindi insomma, il greenwashing si trova nel centrale, un argomento estremamente assolutamente attuale, e ringrazio nuovamente il Presidente Labate per aver voluto organizzare questo evento che io reputo assolutamente. Buongiorno e grazie per avermi invitato a questo convegno. Purtroppo devo intervenire a distanza perché non sono riuscita a venire a Roma, ma volevo prima di tutto ringraziare l'onorevole Labate per l'organizzazione del convegno e l'invito e naturalmente il dottor Marco Letizzi per il suo libro, che è veramente un bel libro. Sono stata lieta di scrivere una presentazione per raccontare la mia impressione su questo libro. Il tema del greenwashing è un tema, credo, molto interessante per i cittadini europei, che spesso si chiedono se le tante cose che leggiamo nelle pubblicità a favore dell'ambiente, sempre più frequente vedere delle aziende che dicono noi abbiamo un progetto di sostenibilità, facciamo questo, facciamo quello, i nostri prodotti sono fatti con prodotti ambientalmente sostenibili, sono prodotti che utilizzano plastiche riciclate, eccetera, insomma sono tantissimi i casi. Beh, in tutti questi casi i cittadini si chiedono: ma sarà vero? Cioè, che cosa ci garantisce che quello che ci viene raccontato a proposito dei comportamenti virtuosi in materia ambientale da parte delle imprese sia davvero vero? E il libro racconta casi positivi e casi negativi, mettendo in evidenza come sia purtroppo relativamente facile raccontare cose non vere, perché spesso si riesce, come dire, a mascherare, ad esempio dicendo che si usa plastica riciclata, il fatto che si continua ad utilizzare un'enorme quantità di plastica, oppure attraverso il confezionamento del prodotto si dimentica di dire qualcosa sul prodotto stesso, oppure ci sono imprese che dicono che compensano le emissioni di CO2 attraverso l'acquisto di emissioni bloccate, cioè captazioni di CO2 in altre parti del mondo, ma nessuno è poi in grado di andare a vedere se ciò avviene veramente e se non sarebbe avvenuto comunque al di là dell'impegno dichiarato dell'azienda. Quindi io credo che sia interessante fare il punto su questa questione, anche perché il Parlamento europeo molto spesso si è interessato alla verifica della veridicità delle dichiarazioni per l'ambiente.
Naturalmente ci sono casi nei quali è necessario presentare attraverso valutazione di impatto ambientale, attraverso audit ambientale, è necessario motivare e rendere chiaro quello che si è fatto per l'ambiente, ma però troppo spesso attraverso le pubblicità si evita di avere una procedura chiaramente definita che ci consenta di essere certi che quello che viene dichiarato sia vero. Quindi il dibattito di oggi è molto interessante, come è molto interessante il libro, ed è uno dei temi sicuramente che, proprio per il maggior interesse crescente dei cittadini per le tematiche ambientali, ma anche per la maggiore forza, la maggiore costrittività anche di molte norme ambientali, diventa un tema importante di verifica per il futuro. È inutile fare le norme se poi queste non vengono rispettate, se le imprese non si impegnano veramente a rispettarle e ad applicarle. È quindi un momento importante questa riflessione. Siamo all'inizio di una nuova legislatura europea. Io credo che leggere questo libro, anche per chi lavorerà all'Unione Europea come parlamentare, come assistente, come funzionario, leggere questo libro gli sarà molto utile per fare un punto teorico, pratico, applicativo sulla questione del greenwashing. Molti auguri quindi per il vostro dibattito e complimenti all'autore. Bene, un ringraziamento virtuale all'onorevole Bresso per il suo contributo e, per concludere il discorso sul libro proprio, chiedo al professor Francesco Perrini di volerci dire le sue opinioni a riguardo in 5 minuti. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Intanto ringrazio per l'invito l'onorevole Abbate e l'amico Marco per avermi dato la possibilità di leggere in anteprima il libro e scrivere le conclusioni. Io sono un aziendalista e quindi diciamo mi muovo più, se possibile, sul mondo della premialità, meno quello della sanzione, perché normalmente diciamo se ne occupa qualcun altro, no? Prima di tutto rispetti la legge e quindi se sei legale a quel punto fai dell'altro e proviamo diciamo a, come ho detto prima, a lavorare sulle premialità. Qui ci sono un sacco di sanzioni, non so se è chiaro, ma il quadro che ha fatto Marco, sicuramente agli addetti ai lavori e alle autorità civili e militari è chiaro, meno forse alle imprese. Qui c'è una vera e propria trasformazione industriale e legislativa in atto, dove in pratica nel quadro che lui ha fatto manca solo una direttiva che si chiama Corporate Sustainability Due Diligence Directive per la value chain, o se l'hai detta mi sono distratto, che completa il quadro, che dice che tutti quanti i soggetti che saranno da quest'anno obbligati a essere sottoposti alla direttiva sul bilancio di sostenibilità e sul greenwashing di fatto dovranno essere responsabili anche della intera filiera, una extended responsibility of the producer. Quindi i casi lui non li ha citati, ma io li posso citare da aziendalista, tanto poi la giustizia farà il suo corso, di Dior, Armani, Alviero Martini, piuttosto che in Germania la Deutsche Bank con i suoi fondi, la Guardia di Finanza tedesca, Decathlon e l'altra, H&M, adesso mi sfuggiva, in Olanda, che hanno pagato già dei bei multini. Da questo punto di vista diventeranno un tema integrato aziendale, quindi le sanzioni, lui le ha sottolineate, saranno non solo azioni di responsabilità, sanzioni penali e sanzioni economiche, ma stiamo parlando che quest'ultima direttiva arriverà ad avere un impatto del 5% del valore del fatturato, quindi adesso io non so quei signori che ho citato prima quanto fatturano, 5% è sicuramente di più di 10 milioni e quindi diciamo che sostanzialmente ti ammazza il conto economico, visto che io sono un aziendalista e lavoro in una school of management, mi sono trovato perfettamente allineato col fatto che diceva prima Marco che la sostenibilità è prima di tutto economica,
Quindi se io non faccio profitti, usiamo ancora questa vecchia parola, se non faccio profitti per 4 anni devo chiudere l'azienda, e di sociale, di ambientale non c'è niente. Ah, ma qualche azienda morirà. Sì, quelli sleali, che fanno concorrenza sleale, che non pagano i contributi, che non versano l'IVA, che non rispettano gli orari di lavoro, che fanno lavorare i cinesi e gli immigrati a nero 18 ore, cito quello che ho letto sui giornali e così via, questi non so, ah, poverini, le piccole e medie imprese, che, no, questi devono uscire dal mercato perché fanno concorrenza sleale a quei poverini che invece fanno tutto per bene e quindi cercano di avere contemporaneamente la sostenibilità economica, ambientale e sociale. Altrimenti, diciamo, parliamo. È chiaro che tutta questa normativa deve essere proporzionata, come dicevo prima. Non possiamo pensare che la piccola e media impresa abbia gli stessi standard di H&M o del gruppo Kering o di Illy Caffè, no? Perché chiaramente se sono aziende più piccole. E quindi su questo, secondo me, sia a livello europeo sia a livello italiano bisognerà lavorare in maniera propositiva, in modo tale da proporzionare tutti questi temi e questi argomenti in termini di rendicontazione, di policy e così via, in modo tale da non spaventare, diciamo, le piccole imprese, prioritizzare gli obiettivi, perché tutto insieme non si può fare, ognuno di noi nelle nostre aziende si fa un piano industriale, quindi si dà delle priorità, questo si fa quest'anno, questo si fa l'anno prossimo e così via, e come dicevo creare un sistema macro che sia non solo sanzionatorio, se ne occupano i tribunali, ma anche premiale, cioè cercare di far emergere nei bandi, negli appalti pubblici, nel finanziamento bancario, nel pagamento dei premi delle assicurazioni e così via, emerga qualcosa di premiale, quindi lo sconto sullo spread, lo sconto sul premio e così via, in modo tale che le piccole e medie imprese vadano, diciamo, a seguito, ho finito, solo con una battuta, vada a seguito della grande impresa, perché la grande impresa è obbligata, ma senza la filiera non va da nessuna parte. Chiudo dicendo che l'evoluzione normativa si porta dietro delle implicazioni manageriali. Allora, altro dibattito sul quale io vorrei sgombrare il campo, sì, greenwashing, pinkwashing, bluewashing, benissimo, ci sono le norme, dobbiamo applicarle. Bene. Però le aziende cosa devono fare? Non devono approcciarsi come compliance, solo minimizzare i rischi, mettere a posto perché altrimenti mi arriva l'ASL, la Guardia di Finanza, ma devono provare in questa logica a essere trasformative, a avere un approccio strategico, a prevenire, quindi a pianificare le attività in modo tale che questi investimenti riano un ritorno dal punto di vista competitivo ed economico-finanziario, altrimenti nel 2030 ci troveremo punto e da capo a dire ma siamo indietro, dobbiamo chiedere la proroga, invece no, prevenire piuttosto che curare è un cambio di mindset, un'innovazione, cioè quello che voi fate lo dovete fare pensando al green, al pink, al social, ovviamente per evitare le sanzioni delle direttive europee, ma per portare avanti e spingere il cuore oltre l'ostacolo e aumentare la competitività del nostro paese e della nostra Europa. Mi fermo qui, ho rubato un minuto, ma volevo concludere il pensiero. Grazie. Particolarmente interessante questo ragionamento e mi duole che i tempi siano circoscritti. E andiamo avanti con l'intervento successivo del dottor Cesari, commissario Cesari, perfetto, e del commissario Ivas della vigilanza e dell'assicurazione. E ascoltiamo il suo intervento. Grazie mille, grazie Albertini, grazie onorevole per questo invito. Mi associo ai complimenti nei confronti del libro perché è veramente estremamente interessante. Segnalo solo due aspetti tra i tanti. Si parla di life cycle assessment, cioè di valutazione della. Naturalmente esattamente nel momento in cui uno parla si è dimenticato di. Non è un caso, è la legge di Murphy. Infatti. Life cycle assessment nel senso che vai a valutare il prodotto per tutto il ciclo di vita e non solamente per certi suoi aspetti. L'altra cosa molto interessante, capitolo 5, l'analisi di un caso pratico, una best practice, si parla di è l'impresa Cucinelli, si parla di crescita garbata, l'avrei chiamata quasi crescita morbida visto che stiamo parlando di prodotti. Diceva l'onorevole che sarebbe importante fare un'indagine in proposito. Noi l'abbiamo fatta nel nostro piccolo, abbiamo analizzato
106 prodotti venduti, naturalmente dalle imprese di assicurazione, venduti sul mercato, chiamati sostenibili, quindi prodotti che apparentemente sono sostenibili, 1,1 milioni di contratti, quindi un numero abbastanza significativo, qualcosa come 50 miliardi di euro raccolti nel corso degli anni, quindi una sorta di riserve raccolte. Di che cosa si tratta? Si tratta di essenzialmente prodotti vecchi che sono stati, diciamo, sottoposti a un restyling, quindi sono stati introdotti elementi veri, attenzione, veri, di sostenibilità, per cui si possono definire prodotti light green, quindi articolo 8 del regolamento. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che effettivamente il processo POG, che è il processo di Product Oversight Governance dei prodotti, fatto obbligatoriamente secondo i regolamenti dell'IVAS, dell'Europa, dalle imprese, è un processo ben fatto, c'è una documentazione corretta, c'è una valutazione delle esigenze delle imprese, demand and needs, e dell'adeguatezza dei soggetti adeguata. C'è una formazione dei distributori, anche questa è molto importante, per cui tutto sommato da questo punto di vista mi sembra di essere ottimista. Quali criticità? La prima criticità che viene fuori, vedete come cerco di stare nei tempi, è quella di avere questi prodotti venduti sul canale digitale. Il canale digitale non è esattamente il canale migliore per far capire da un lato all'impresa quali sono le esigenze di sostenibilità del cliente, dall'altra parte al cliente quali sono le caratteristiche di sostenibilità del prodotto. Secondo aspetto, il fatto che non c'è stato, questo è un aspetto positivo, non c'è stato nessun, di quelli che abbiamo analizzato, ma sono tanti prodotti analizzati, nessun caso di greenwashing, cioè nessun caso di prodotto brown venduto come green. Tuttavia c'è stato qualche caso sporadico di mis-selling, cioè di prodotto brown venduto a una clientela, effettivamente brown, venduto a una clientela che aveva delle preferenze di sostenibilità. Naturalmente casi rari, però lo volevo segnalare. L'ultima cosa interessante che viene fuori da questa indagine è il fatto che si parla anche di green bleaching, cioè, con questo inglese ormai insopportabile, cioè il fatto che... ci sono imprese che sbianchettano bleaching, candeggiano il green presentandolo paradossalmente come brown. Perché? Perché hanno paura di andare incontro a non essere compliant sugli obblighi di regolamentazione, hanno paura di incorrere in rischi legali e quindi paradossalmente abbiamo questi pochi casi però di bleaching di questo genere. Questo è un messaggio tutto sommato ai regolatori, ai legislatori, di non essere troppo pesanti, è un po' il libro lo fa vedere, di essere troppo pesanti nella regolamentazione, perché effettivamente si rischia di andare contro gli obiettivi finali. Grazie. Scusa, mi ricordo un po' come nell'antica Roma i patrizi che si facevano iscrivere nelle liste dei plebei perché così non avevano gli obblighi che avrebbe comportato il loro status. E siamo arrivati quasi alle conclusioni, quindi passo la parola alla direttrice, direi, generale di ISPRA, Maria Siclari, che mi sembra la figura che sia più istituzionalmente vocata a trarre le conclusioni di questa interessante discussione. Intanto grazie innanzitutto al vicepresidente della Commissione Ambiente. Devo dire che ISPA ha iniziato questo lavoro parlando, io ne parlavo proprio col vicepresidente dicendo quanto fosse importante. Oggi ho sentito più volte questa parola premiale piuttosto che delle sanzioni. Il ruolo di un istituto come ISPRA, che è un ente pubblico di ricerca, è quello di accompagnare. Noi abbiamo fatto un documento tecnico perché dinanzi a una normativa qui accanto a me, quindi leggerò con molta attenzione il libro, ma il professore che ascoltavo con interesse, diciamolo che la normativa è particolarmente complessa, è una normativa che è arrivata come uno tsunami per tutte le aziende ed è particolarmente corposa e richiede anche una competenza che non è solo una competenza economica,
per la parte ambientale è richiesta una competenza che deve essere specifica. Quindi dinanzi all'entrata in vigore di una normativa così complessa, ISPRA, che non si occupa di finanza, ha ricevuto una richiesta massiva di accesso ai dati e alle informazioni ambientali, quelle informazioni così preziose che poi devono raccontare questa sostenibilità ambientale. Ecco, dinanzi a queste richieste noi abbiamo capito immediatamente che l'elemento strategico della partita era la capacità di lettura del dato ambientale. Molte di queste informazioni l'istituto li detiene e li detiene per legge. Pensate a tutti i dati che noi abbiamo in materia di rifiuti, emissioni, clima alterante e non, autorizzazioni integrate ambientali, dissesto idrogeologico, salvaguardia. Noi li abbiamo perché li raccogliamo per finalità previste dalla legge. Però ISPRA non ha tutto il patrimonio conoscitivo che serve per rispondere a quegli indicatori ambientali. Alcuni noi ce li abbiamo, ma non li possiamo rendere disponibili e pubblici perché li raccogliamo per una finalità prevista dalla legge. Però l'ISPRA effettivamente è soggetto pubblico titolare dei dati dell'informazione ambientale, soggetto pubblico che li comunica alla Commissione europea, che li comunica agli organismi internazionali, soprattutto è soggetto pubblico che la legge ci affida un compito ben preciso, quello di fare le linee guida e le metodologie per capire come l'informazione ambientale deve essere trattata, altrimenti andiamo sul tema di oggi che è quello del greenwashing. E cosa ci dice il legislatore? Noi lo dobbiamo fare perché dobbiamo garantire due parole fondamentali che sono il tema della discussione di oggi, l'affidabilità e la comparabilità dei dati. E allora abbiamo inteso scendere in campo, abbiamo ritenuto di fare un documento tecnico, di accompagnare, e sottolineo questa parola, alle imprese, dando la possibilità intanto di capire qual è l'informazione ambientale che devono usare e poi di capire esattamente se questa informazione ambientale, oltre a quella che noi mettiamo a disposizione, ce l'hanno là già nelle proprie aziende, nei propri bilanci. Allora abbiamo fatto questo lavoro, abbiamo presentato questo documento tecnico che è costituito da 29 indicatori. Gli indicatori non sono nuovi, sono quelli indicati esattamente dal regolamento e dalla direttiva che ho sentito citare dianzi, ma soprattutto e sono già indicati in modo chiaro. Cosa ci sembrava che mancasse? Quest'ultimo miglio, ci spiegare come si generano effettivamente queste informazioni. Quindi per le linee guida di questi 29 indicatori, 25 di impatto ambientale e 4 di rischio fisico, che sono relativi, per capirci, faccio gli esempi così capiamo, frane, alluvioni, incendi boschivi o eventi estremi, noi abbiamo dato una scheda dettagliata per capire come arrivare a generare l'informazione. Quindi l'approccio metodo che deve essere utilizzato, un approccio uniforme, scientificamente validato. Bisogna fare riferimento alla qualità dei dati perché bisogna assicurare comparabilità e affidabilità, ma poi abbiamo messo a disposizione tutte le banche dati informative pubbliche che sono disponibili e in alcuni casi abbiamo messo a disposizione delle imprese e degli operatori finanziari dei applicativi web sviluppati da ISPRA che permettono all'impresa di accedere all'informazione georeferenziata e di avere un'informazione che la riguarda direttamente, oltre a diagrammi flusso e a fogli di calcolo per abbattere la complessità. Voglio fare un esempio dell'indicatore fisico, così diamo un po' di concretezza a questo tema che sembra altrimenti molto lontano da noi, invece ci riguarda. L'indicatore fisico del dissesto idrogeologico, che è frane, alluvione, come vi dicevo prima. Noi in istituto abbiamo sviluppato una piattaforma nazionale che si chiama Idrogeo, che dà delle informazioni di dettaglio sulla pericolosità per frane e alluvioni su tutto il territorio nazionale. Ecco, l'impresa ha la possibilità di accedere con le proprie coordinate geografiche, di geolocalizzarsi e vedere a quale rischio per frane e alluvione è esposta. Se poi vede che il proprio sito produttivo è esposto a questo rischio, ha la possibilità di andare a un'analisi di maggiore dettaglio, che noi chiamiamo sito specifico, e addirittura cosa si può ancora valutare. La vulnerabilità di un bene immobile, per esempio accedendo alla tipologia costruttiva del bene, o se lo scenario di riferimento è quello alluvionale, addirittura l'altezza idrica, se lo scenario di riferimento è quello di un evento franoso, il volume e la velocità delle frane.
Lo stesso abbiamo cercato di aiutarli per quanto riguarda l'emissione. Ecco, il calcolo di quanto dell'inquinante di ciascun processo produttivo è un processo molto complesso che richiede delle competenze. Noi, mi dica lei, mi faccia accenno, già ho finito? Chiudo. Nei confronti di una signora non volevo dirlo in maniera troppo esplicita, però ahimè. Chiudo con quest'ultimo esempio. Sì, per dire che noi abbiamo creato un foglio di calcolo, quindi l'impresa ha la possibilità di capire, partendo dai dati della produzione, quantità prodotta, quantità che viene consumata, noi gli diamo dei valori medi nazionali dei fattori di emissione, quindi quanto un processo produttivo inquina. Chiudo dicendo che il lavoro che dobbiamo fare, quindi mi fa molto piacere il senso dell'incontro di oggi, è quello di accompagnarle le imprese. Le imprese non le dobbiamo mettere all'angolo. E poi c'è un altro tema fondamentale, quello di chi controlla questi dati. Ieri, due giorni fa, è stato pubblicato il rapporto finale delle autorità di vigilanza a livello europeo e le parole d'ordine sono state due. Attenzione a come controlliamo i dati. Attenzione agli operatori finanziari che devono avere la responsabilità di dare opere delle dati che devono essere corretti e non devono essere fuorvianti, ma soprattutto la cosa importante, l'accento viene messo in evidenza è la qualità dei dati ai quali si fa riferimento. Grazie. E mi scuso. Allora, il fatto di essere stato così arcigno e rigoroso dà i suoi frutti perché abbiamo ancora qualche minuto che possiamo dedicare a un paio di domande dal pubblico che se volessero rivolgere all'autore. C'è qualcuno che ha tutto quanto estremamente chiaro. E posso dire una battuta io e poi lascio la parola all'onorevole Abbate, che come abbiamo visto questo incontro, questi 50 minuti sono volati letteralmente e c'è talmente tanto ancora da dire, ma soprattutto da comunicare e da diffondere, perché l'idea è che appunto parlando di greenwashing con termini forestieri si può non capire che questo è una spada di Damocle che pesa sul nostro futuro, sia sul futuro collettivo che sul futuro individuale. Quindi io auspico, e poi mi taccio e lascio la parola per i saluti conclusivi all'onorevole, io auspico una ripresa, che ci siano altre occasioni di riparlare del libro e di parlare di questi temi e io mi proclamo disponibile a partecipare. Parola per le conclusioni allora all'onorevole Labate. Io ringrazio Valerio Rosso Albertini per averci fatto appunto da moderatore, sempre un piacere insomma ascoltarlo. Allora, tu hai parlato chiaramente di risentire, io direi di fare, nel senso che ho subito, quando ho visto il libro appunto di Marco, ho detto vabbè è interessante perché è vero queste PDL che abbiamo proposto, ma perché sarebbe interessante continuare questo lavoro anche con un gruppo di lavoro, e io invito veramente tutti quelli che sono qui al tavolo, non so se dall'altra parte ci sono interessati, e io andrei ad invitare anche colleghi di bipartisan, perché secondo il mio modo di essere nulla si fa se non si coinvolge tutti, l'unità e la diversità sono importanti se vogliamo avere un risultato veramente ottimale e che vada verso la conclusione. Quindi per me questo era un inizio di un qualcosa che vi ho detto era nella mia testa, ma che da soli non si può portare avanti se non ci sono già persone che ci lavorano, che hanno competenze, che hanno dati chiari, che hanno istruzioni chiare, che si impegnano veramente a risolvere un problema che non dobbiamo vedere forse come un problema, ma come un'opportunità per le nostre imprese e per i cittadini, sempre per riuscire a fare questa transizione ecologica. Grazie a tutti e a presto.